Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui, come vedete dal titolo, andremo a parlare e andrò a consigliarvi 7 città europee economiche da visitare in autunno. Ormai agosto è quasi agli sgoccioli, quindi è tempo di programmare, coronavirus permettendo, alcune gite fuori porta, magari anche di solo un weekend, da fare durante l'autunno. Quindi, per non spendere troppo, eccovi 7 consigli di città europee che potete visitare viaggiando low budget. La prima meta che vi consiglio è Girona, in Spagna, che si trova a circa un'oretta di autobus dalla più gettonata e più costosa Barcellona. Nel centro storico trovate le vecchie mura e vecchie fortificazioni con anche numerose chiese. Ma il punto di maggiore interesse è costituito dagli 86 gradini per raggiungere la cattedrale. Inoltre vi consiglio di visitare il vecchio ghetto ebraico perché è una zona molto instagrammabile, con muri in pietra, piccoli vicoli e giardini segreti. La seconda meta è Breslavia in Polonia, che è un'alternativa alle più gettonate Cracovia e Varsavia. Breslavia è famosa per la piazza del mercato, circondata da ricche case borghesi e anche dal palazzo del municipio, ma ha anche una grande quota di popolazione studentesca, quindi è ottima per chi è alla ricerca di una città un pochino più vivace in cui appunto godersi anche un pochino di movida. Terza meta è Paphos, spero di averlo pronunciato giusto, a Cipro, che rappresenta il giusto mix tra il moderno e l'antico. Infatti possiamo visitare un parco archeologico con molte rovine romane, che sono anche patrimonio UNESCO. E non mancano le bellezze architettoniche, ma anche naturali. In città, in più, si trovano bar e ristoranti tipici in cui gustare del pesce appena pescato. Quarta meta è Lubiana e più in generale tutta la regione di Maribor. Su Lubiana non mi dilungherò molto perché ci sono alcuni video appunto dalla Slovenia, per cui vi consiglio di andarli a recuperare in modo da avere una visione un pochino più dettagliata rispetto a quello che potrei raccontarvi in questo video. La regione di Maribor però è molto famosa a livello vitivinicolo, per cui per gli amanti dei tour enologici è l'ideale. In più ci sono tutta una serie di microbirrifici artigianali che meritano assolutamente una visita. Quinta meta è Sarajevo, che superato il periodo di guerra degli anni 90 è ad oggi una città cosmopolita, in cui troviamo uno strano mix di stili, dall'ottomano all'austro-ungarico e allo slavo. In questa città potrete visitare numerosi caffè e anche dei musei molto interessanti. In più, è una città molto importante a livello storico perché, proprio a Sarajevo è stato ucciso Francesco Ferdinando, fatto che ha scatenato l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Sesta città da visitare in autunno è sicuramente Vilnius in Lituania. Il suo centro storico, infatti, è un sito patrimonio dell'umanità e salendo al castello sopra la città vecchia potrete godere di panorami davvero fantastici. Una piccola curiosità per voi, c'è un'area della città che si chiama Uzupis, non sono sicura di averlo pronunciato giusto. Quest'area comunque si è dichiarata repubblica indipendente nel 1997. Settima città da visitare questo autunno per viaggiare low cost è Lipsia in Germania, chiamata anche la Nuova Berlino. In particolare consigliata a tutti gli amanti della musica, sia quella classica perché è collegata a grandi compositori come Wagner e Bach, ma ci sono anche delle aree un pochino più punk in città che possono essere molto interessanti da visitare per amanti degli altri generi musicali che non sono appunto la musica classica. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, magari attivando anche la campanella in modo tale da essere avvisati con una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche altra meta super low cost da consigliare qui in Europa, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!